Carissime web spettatrici, carissimi web spettatori, benvenuti. Siete collegati in diretta dal camper che si trova a Livorno. Siamo arrivati in questo momento nella piazza dove ci sarà l'incontro con i cittadini livornesi. Ciao. Come si chiama la piazza? Piazza 20 Settembre. Piazza 20 Settembre a Livorno. Fai spazio a lui. Dov'è il palco? Spazio di qua. Sì, chiudiamo, loro scendono fra qualche minuto. Bene. Allora. Attenzione, grazie. Sì, qual è il cammino che seguiranno? Di qua? Ok. Siamo visti a Pisa, vai, vai. Ciao. Salve. Oh, eccoti, ciao, Paolo, carissimo. Sei anche a Firenze? Ho visto lui la telecamera, sì, credo. Sì, vi seguo, oh, se mi volete. Infatti ho detto, dato lui c'ha la telecamera, mi metto di là, capito? A Firenze dobbiamo trovare il pernottamento per il ragazzo di Parigi. Ah, però ok. Gli ho detto che lo va bene, va bene. Vediamo chi c'è, chi siete? Posso chiedervelo? Telegram, una televisione regionale. Ciao. Ciao. Salvo Mandarà, piacere. Sì, ti vedo sul web. Ah, ok. Tutti del Granducato, basta? Nazione, Rassegna. Nazione. Quindi giornale, carta stampata. Bene, fotografo buon lavoro. E basta. Grazie. Come? Fotografo. Fotografo, ok. Tiene alla distinzione. È importante questo. Buon lavoro a tutti. No, grazie a te. Ciao, ciao. Salvo, c'è il palco? Ciao. Sì. Il palco è piccolo, vabbè, non importa. È passata la tosse. Quasi, quasi. La tosse è quasi passata. Come? La ragazza la stanno riprendendo per intero, così poi Cristian Baldini. Ottimo, ottimo. Ciao, ciao. Perfetto. Bene. Ottimo. Prima di tutto, poi devo trovare io quel contatto. Abbiamo bisogno di voleva fare la diretta a parte, così io ti passo a Fulvio direttamente la quantità degli spettatori. Ieri ti ha detto sì, Gigi Conti, Luigi. E come ce l'hai te il contatto? No, è solo qui nella chat normalmente. Cioè, per quello che mi aggiorna sempre i dati, quello lì. No, c'è un ragazzo che ti ha detto ieri che voleva fare una diretta in parallelo insieme a noi. E quindi voleva partecipare al numero degli spettatori totali, comunicandoci quanta gente seguiva la sua. Ma perché lui fa un'altra diretta? Esatto. Ma che senso ha? Nella piazza, probabilmente il proiettario. Boh. Parlava con te in diretta, ma non te lo ricordi più. No. Okay. Allora, una richiesta. Allora, vediamo se posso riuscire a fare qualche intervista. Anche un euro, va bene? Sempre al gazzetta. Buonasera signora. Buonasera, salvo. Ah, mi conosce? Sì. Piacere. Ringraziare le forze dell'ordine. Come mai è venuta qui stasera? Solamente per vedere il Grillo, no? È la prima volta? È la prima volta che vede Grillo dal vivo? Sì. Lo seguo sempre però, Lo seguo sempre. L'ho seguito anche al Montepaschi. Ah, stamattina? Sì. Bene, bene. E cosa le è sembrato di quello che ha sentito? Ma un po' sorpreso perché qui è agitato, no? Era calmo, tranquillo, ma non gliel'ha dette, eh? Gliel'ha dette, sì. Non gliel'ha mandata. No, non gliel'ha mandata, no. Bene, buona serata, grazie. Arrivederci. Oh, ragazzi, sentite questa musica, la riconoscete? Queste sono le Ghial, ciao Max! Tutto bene? Tutto a posto! Le Ghial, muoviti! Ecco, vedete? Questa... Ciao! Tutto bene? Vedete quella telecamera? Questa telecamera serve per riprendere in primo piano la ragazza che traduce nel linguaggio dei sordi, in modo tale che poi, grazie all'aiuto di Claudio e Anna da Genova, riusciremo a fare un video come quello di Taranto, quindi con le immagini riprese del comizio di Beppe e con la traduzione in primo piano per i sordi, ok? Quindi insomma, fra domani, dopodomani sarà in rete anche l'incontro di Livorno con il primo piano con il linguaggio dei sordi. E questo è un ulteriore servizio che il Movimento 5 Stelle vuole dare a tutti i cittadini, anche coloro che hanno problemi di udito. Ciao, perché sei qui oggi? Come diceva prima il signore, siamo stanchi per
per quel motivo. Quindi sei venuta a riposarti? A riposarmi, certo. Lo sai, anche Veltroni ha detto che adesso prenderà un anno sabbatico, sì, perché ha bisogno di riposarsi. Con tutto il da fare che ha avuto in questi 20 anni. Ho visto quello che ha fatto, nulla. Buona serata. È una frase significativa. Aspetta. Ciao! Fare complimenti, sei fantastico! Grazie, anche tu sei fantastico! Che fai, riprendi? Sì! Come? No, ok! Ciao, ciao a tutti! Complimenti! Ciao, grazie, grazie! L'avete sentito il terremoto? No, l'abbiamo sentito qui che ha chiamato il nostro ragazzo. È stato bello forte, mi hanno detto. Epicentro a Pieve Fosciano. E quanto dista da qui? 90 km. E da Firenze? Da Firenze, di meno. Sì, più una o settantina. Meno siamo lì però. Insomma, pare che sia stata una bella botta comunque. Ora una bella botta la diamo qui però. Ah guarda, è da 10 giorni che abbiamo cominciato con lo tsunami e gli daremo una bella botta sul serio. Stamattina ai Monti Paschi, non so se l'hai visto, a Monte Fiaschi. È stata una bella botta, gli è stata data. Si sente noi, si sente. Io stavo col telefono messo così, nascosto dentro la mano, solo col buchetto qua, libero, tutto così, perché era vietato fare le riprese. Però è andata. È stato fantastico. Sì, ci siamo divertiti. E almeno ho dato un servizio, perché cavolo, io ero lì apposta. È andata bene comunque, sì, sì. Ma per salire sul palco ci sono delle scalette o bisogna zompare? Ah, ci sono le scalette. Ok, ok. Io non salgo, volevo dirvi una cosa, io sono stato avvezzo di questa disgrazia, non so, io chiedo a voi. Io è successo stamattina, io forse un difetto nostro organizzativo, non l'abbiamo saputo, non lo so. L'ho saputo adesso, ho sentito la notizia qua, e non so cosa dire. Permesso. Stamattina io ero dentro il Monte del Parco di Siena, dalle 5 del mattino, sono uscito dopo 5-6 ore di battaglia, sono venuto qua e ho visto questa cosa. Decidiamo noi, se vogliamo fare qualcosa insieme, facciamo. Facciamo un minuto di silenzio dedicato a questa famiglia. È un dramma della miseria, è un dramma di questi tempi. È un dramma di gente che non riesce per sopravvivere. Non so, se voi mi date il permesso, possiamo fare un minuto di silenzio. Possiamo fare un minuto di silenzio a tutti. Se no, decidete voi, è la vostra città. No? Ciao, facciamo un minuto di silenzio. Signori, un minuto di silenzio, per favore. Che non è neanche la prima di andare dentro un consiglio di amministrazione di una banca molto importante sia per Siena che per la Toscana. Voi sapete che metà dei rigassificatori che faranno qua, se lo faranno, è del Monte dei Paschi di Siena. Sì. Sono entrato dentro, è la solita cosa, fuori operai, fuori impiegati, non ho capito, con le lacrime agli occhi perché sanno
che perderanno il lavoro in 4.000, allora dentro a 3, questi a 3, piccoli azionisti che hanno pagato un'azione, l'hanno comprata a 5 euro e adesso vale 0,22, tutti gli azionisti così.